Ma quanto valgono veramente Lazio e Fiorentina? Cominciamo a scoprirlo stasera, perché stasera c'è una grande partita allo Stadio Olimpico, Lazio-Fiorentina. Se n'è andato Pandev, ancora Pandev da solo, Pandev, e poi l'incredibile occasione che è stata letteralmente buttata al vento da Mauro Zárate. Intanto Pandev, la parata di Frey, e questa è un'altra grande palla gol per la Lazio. Battuto Vargas, il colpo di testa ad allontanare, poi quello di Foggia, Montolivo che ha recuperato, Felipe Melo può puntare la porta, prova Felipe Melo, tiro violentissimo, un pallo favorevole contro Felipe Melo, poi l'apertura a sinistra, iniziativa di Zárate, rientra Zárate, la respinta di Frey, e qui ha dato prova delle sue grandi qualità Zárate nel tiro con rientro. Saltato Felipe Melo, se ne va, lo insegue anche Almiron, ancora Pandev da solo, palla dentro, Zárate, Frey in uscita in calcio d'angolo su Mauro Zárate. Ancora Foggia, in area ci sono Pandev e Zárate, prova Zárate, poi Brocchi li mette dentro, Zárate! Questa se l'è divorata. Partito in sovrapposizione, Radu, cross di Foggia, Zárate, traversa, e poi il gol che porta in vantaggio la Lazio è di Mauri. Mauri ha portato in vantaggio la Lazio, 1-0 al sesto minuto del secondo tempo. Ancora la Lazio con Pandev, un rimpallo, Pandev, 2-0! Pandev al decimo del secondo tempo, lo meritava più lui di chiunque altro il gol personale, per tutto quello che ha fatto come assist e come palle gol. Foggia dentro, colpo di testa, 3-0, Siviglia ha triplicato al quattordicesimo del secondo tempo, un festival, una sinfonia biancoceleste. Chiama il pallone lungo Mauri, che è già in area di rigore, Lichtsteiner va al cross, Mauri la girata, poi Pandev, Zárate, ancora Zárate, un gioco di prestigio, alla fine non tira, poi si prova in girata, grande coordinazione in pochissimo spazio. Finisce qui, c'è anche la Lazio al tavolo delle grandi, ed è stata una Lazio da leccarsi i baffi con questo 3-0. Firmato Mauri, Pandev e Siviglia. Stasera ne aspettavo una partita difficile, Fiorentina è una grande squadra, abbiamo dimostrato il nostro valore, sono contentissimo per la squadra, perché stiamo lavorando bene, ci crediamo, è una squadra giovane, però secondo me è una squadra fortissima e dobbiamo crederci fino alla fine, poi vediamo dove possa arrivare questa Lazio.